Buonasera a tutti, io sono Stefano Bargiacchi, prof. Sono le 22:15 di oggi, venerdì 5 aprile 2013. I mercati, come sempre, sono chiusi da pochissimi minuti e, come sempre, vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Settimana assolutamente interessante dopo la festività pasquale che aveva visto in qualche modo anche un prosciugarsi dei volumi, come tipicamente avviene nelle giornate festive. È accaduto, e in particolare proprio oggi, nella giornata di venerdì, quello che in qualche modo ci aspettavamo, perché ha portato, esattamente oggi, nella giornata di venerdì, alla chiusura di questo gap sul DAX del 5 marzo scorso, che ostinatamente, oserei dire, era rimasto aperto per numerose sedute, e infatti è praticamente per un mese esatto, 5 marzo il gap, 5 aprile la chiusura del gap. Il gap era all'interno della congestione, insieme a quello del 6 aprile, che aveva poi visto una rottura al rialzo della congestione stessa, erano rimasti aperti, quasi a voler segnalare che nel rialzo che avevamo osservato durante soprattutto la prima parte del mese di marzo c'era qualcosa che non andava. La risposta è arrivata nelle sedute successive, abbiamo visto un rientrare nella congestione che in particolare, se prendiamo come riferimento questo massimo di febbraio, è avvenuto esattamente nelle ultime due sedute, quella di ieri e quella di oggi, almeno per quanto riguarda il DAX. Dico questo perché sull'Eurostoxx invece il rientro in congestione era avvenuto già da tempo, ma una cosa alla volta. Dopo il rientro nella congestione c'è stata, ripeto, proprio oggi venerdì 5 aprile, la chiusura del gap del 5 di marzo sul DAX, è rimasto aperto. E se volete anche la risposta a una piccola divergenza che avevamo visto e osservato proprio nelle ultime sedute, dove avevamo un BUD in continuo rialzo, un FIB fortemente sottoperformante e un DAX e uno Stoxx che sembravano in qualche modo essersi fermati a, come dire, riflettere. Adesso i riferimenti per le prossime sedute sono abbastanza chiari, è ovvio che la situazione non è bella perché lo vediamo molto bene ancora nella giornata appena conclusasi. C'è un DAX addirittura sottoperformante rispetto ad un Eurostoxx che vediamo nella seconda parte della seduta, atteso ad una sorta di recupero sulla scia del recupero orchestrato. Lo vediamo qua sotto, anche se poi è stato relativo sui mercati americani. Il DAX ha reagito veramente molto poco. E il fatto che, come sempre, quando il DAX performa, gli elementi di preoccupazione aumentano. Il Bund, come vediamo, è rimasto e ha proseguito quel movimento rialzista che in qualche modo ci ha preavvisato poi delle discese che abbiamo osservato, soprattutto oggi, venerdì. Il FIB continua a sottoperformare, anche se oggi ha concluso la giornata in territorio addirittura positivo, sia per la chiusura anticipata del FIB, e sia perché nelle sedute scorse aveva perso sicuramente moltissimo terreno. Vediamo che il FIB è ampiamente al di sotto di questa congestione, che invece vede ancora all'interno DAX e Stoxx. Parlando ancora del FIB, andiamo a vedere un attimo il grafico intraday. Vediamo che la situazione non è stata poi così positiva. Certo, rispetto a un DAX che in intraday vedete è sceso e basta, portando poi ad un sostanziale consolidamento e accettazione delle discese, senza neanche quel piccolo rimbalzo che invece sull'Eurostoxx, almeno in intraday, c'è stato, e come vedete, in qualche modo innescato dal recupero avviatosi con la seduta americana. Ma è detto questo, gli elementi importanti sono l'Eurostoxx che è arrivato in area 2005, quindi ai minimi della congestione, congestione che è quella inizialmente compresa fra i minimi di febbraio e massimi di febbraio, ma che poi la falsa rottura al rialzo della stessa ci porta a spostare verso l'alto il confine superiore della stessa. Ma quello che è avvenuto in sostanza oggi è un quasi test dei minimi della stessa. Quindi bisognerà poi vedere se questo test proseguirà, cioè se ci sarà un rimbalzo a partire da quest'area dei 2005 corrispondente sull'Eurostoxx con i minimi di febbraio, ovvero se si continuerà verso questo livello. E poi se eventualmente si penetrerà. Il DAX è ancora un pochino indietro rispetto ai minimi di febbraio, quindi anche qui bisognerà vedere se e come si proseguirà verso un test degli stessi.
Anche sul DAX i confini della congestione inizialmente compresi fra minimi e massimi di febbraio vanno, come detto anche sulla pagina Facebook in settimana, riaggiornati rispetto ai massimi di marzo e minimi di febbraio e quindi sostanzialmente finché rimarremo in questo ampio range, poco si potrà dire sulle intenzioni dei mercati, il FIB invece è saldamente al di sotto della congestione, quindi saldamente al di sotto lo vediamo. Dei minimi di febbraio e di marzo, perché vediamo che sono in una situazione molto diversa, date le forti sottoperformance purtroppo sperimentate dal nostro indice. Quindi, come sempre, teniamo il FIB un pochino di lato e con una storia a sé. Quindi, ripeto, purtroppo gli elementi di cautela sono ancora molteplici. Abbiamo un DAX sottoperformante in queste ultime sedute. Cosa che non aiuta a sperare in una qualche forma di recupero. Tra l'altro, vi faccio notare che se è vero che da un lato oggi, 5 aprile, si è chiuso il gap del 5 marzo, è anche vero che se ne è aperto un altro, sempre interno a quest'area di congestione, e precisamente rispetto alla chiusura di ieri 4 marzo a 7.847, vediamo che i massimi di oggi sono a 7.838,5, quindi ripeto. Chiusura di ieri 7.847, massimi di oggi 7.838,5. Il gap di oggi, 5 aprile, è rimasto aperto, cosa che invece vediamo che sull'Eurostoxx non è avvenuta e anche con questo piccolo gap in congestione bisognerà in qualche modo fare i conti. Comunque, ripeto, fin tanto che rimarremo nella congestione compresa fra i massimi di marzo e i minimi di febbraio, poco si potrà dire sulle reali intenzioni del mercato. Abbiamo un preciso riferimento su DAX e STOXX, che sono i minimi di febbraio. In qualche modo ci stiamo avvicinando al test degli stessi e sarà importantissimo osservare esattamente quello che accadrà. Ripeto, un FIB fortemente sottoperformante che in qualche modo continua a fare storia a sé anche e purtroppo per quel malaugurato calo di volumi che ha seguito l'introduzione e l'applicazione della Tobin Tax iniziata un mese fa. E quindi all'inizio del mese di marzo, parallelamente non dimentichiamo il Bund che continua in qualche modo il suo trend ben definito al rialzo, laddove gli indici invece sono in qualche modo intrappolati in quest'ampia congestione che più o meno li tiene impegnati dal mese di febbraio, ma addirittura, e lo vediamo, in qualche modo da tutto questo inizio di 2013, questo primo trimestre del 2013, laddove invece il Bund ha ancora e ben disegnato un definito trend crescente che non aiuta certamente a sperare per un recupero prossimo.